Noi stiamo pensando per le aziende alla possibilità di creare una sorta di convergenza. Noi abbiamo attività che forse possono collaborare fra di loro, che forse possono ricavarsi spazi di mercato l'una per l'altra, che forse possono diventare serbatoi di possibilità di occupazione, se c'è un'attività che funziona bene, un'altra che funziona meno bene, cose che abbiamo cominciato a fare con il San Paolo. Nella fase in cui viene studiata l'economia criminale c'è un lavoro di sinergia fra prefetto e magistrati. Il ruolo, la sinergia è proprio quella di evitare conflitti, ma facilitare col lavoro di mediazione del prefetto l'incontro fra la legalità, l'occupazione e la salvaguardia dei valori di legalità dell'impresa. Rispetto alla media di tutti i 30 anni abbiamo moltiplicato per 10 il numero di beni consegnati. Rispetto alle migliori stagioni, quando si consegnavano 500-600 beni, siamo arrivati a moltiplicare questo traguardo per 6. Noi abbiamo consegnato 3.350 beni. Il compito del giornalista è molto complesso perché la materia è tecnica, è importante che venga seguito l'iter del sequestro, della confisca e poi il riutilizzo dei beni. Questo dovrebbe essere il racconto fatto dai giornalisti. Spesso però, ecco, si intrecciano talmente tanti interessi che alla fine qualcosa non va per il verso giusto. Parlarne anche senza tacere quelli che sono gli evidenti problemi della gestione dei beni confiscati. Questa è un'altra partita importantissima sulla quale si gioca il futuro della lotta alla criminalità organizzata e sulla quale la stampa deve raccontare. Dobbiamo avere la capacità che ci manca di raccontare, guardare bene le carte e spiegare come un imprenditore, per esempio, passa dalla legalità alla illegalità. Perché? I magistrati non si organizzano per dircelo bene, i giornalisti non cercano di saperlo bene. E invece sia gli uni che gli altri su questo fronte, nell'interesse della gente, devono avere possibilità di collaborazioni che ancora non ci sono. Ci vorrebbe maggiore interazione tra le fonti istituzionali e i giornalisti per poter arrivare a raccontare come effettivamente ciò che viene sottratto alla criminalità mafiosa viene poi riutilizzato a fini sociali. E cioè noi non possiamo consentire, non possono consentirlo gli amministratori giudiziari, non può consentirlo la società nel suo complesso che si oppone alla criminalità organizzata, che riprenda quota quel refrain, quel ritornello fastidioso secondo il quale quando c'era la mafia si lavorava, quando la mafia non c'è più non si lavora. Il rischio è esattamente questo. La stampa deve vigilare su questo e deve vigilare anche sul fatto che chi è chiamato a gestire queste aziende confiscate alla mafia sia più puro, mi piace dire, di un bambino appena nato.